Come mai si è candidato sindaco? Ma guarda, non mi sono candidato sindaco, l'unione di questi gruppi si parlava, c'erano altri nominativi come nominativo sindaco, poi alla fine hanno portato tutto verso di me. Siccome conosco i ragazzi che ci sono all'interno di questo gruppo e sono persone competenti, ho accettato la candidatura a sindaco. Come sta Torre Grotta? Non tanto bene. Torre Grotta va ripristinata e sistemata il più presto possibile, partendo dalle cose più semplici, che è la pulizia, l'ho detto nei comizi che ho fatto, e poi fare anche le cose più importanti. Ma intanto rendiamo il paese vivibile. Si riparte da dove? Si riparte dalle cose semplici, come ho detto prima. Cominciamo a sistemare il paese che non è messo in condizioni ottime. Dobbiamo anche controllare il discorso anche della differenziata, che purtroppo ultimamente, quando io sono stato assessore, le lamentele erano sempre le stesse, che la pulizia non veniva fatta a norma. E l'impegno che mi sono preso anche in un comizio, dicendo che la sera faremo anche i controlli per capire il perché questa differenziata non viene fatta come realmente deve essere compiuta. Che campagna elettorale è stata? Ma all'inizio toni bassi, poi c'è stato qualche comizio che ha alzato un po' i toni, ma io non voglio controbattere, io faccio la mia politica, la politica che è quella che chiedono i cittadini, cioè cosa vogliamo fare per il paese, il resto lo facciamo fare agli altri, le chiacchiere a me non interessano, i fatti mi interessano. Come può diventare Torre Grotta? Può diventare come gli altri paesi dell'Interland, cioè un paese importante, con piccole cose, però può rinascere, perché adesso Torre Grotta è ferma con le quattro frecce.